Marchese. Sì, prego. Buongiorno a tutti. Siamo qui per vedere un po', diciamo, praticamente in che cosa consiste questo progetto. Cominciamo dal perché è importante questo progetto. Se non dispiace mi alzo, così andrò più a mio agio. L'identità digitale è il riflesso di chi siamo noi in rete. Che cosa significa questo? Significa che oggi noi abbiamo un'identità che non è espressa solo attraverso la carta d'identità, ma chiunque, solo con nome e cognome, può cercare su Google il nostro nome. Che cosa esce facendo questa ricerca? Escono video, contenuti testuali, social network, dati sensibili, immagini e così via, che creano un caleidoscopio di informazioni. Queste informazioni diventano pregiudizievoli. Significa quindi che chiunque si fa un'idea, ed è detta stretta di mano digitale. Questa stretta di mano digitale condiziona qualsiasi relazione futura. Questo è un passaggio chiave di questo nuovo mondo digitale. Quindi quando si pensa che l'identità digitale sia qualcosa di astratto, non lo è affatto. Con un nome e cognome noi abbiamo delle informazioni che ci direzionano in modo preciso verso un soggetto e condizionano completamente come si sviluppa la relazione con il soggetto stesso. Entriamo nel dettaglio. Guardate nel mondo i numeri. Facebook fa 1.32 miliardi di utenti attivi, che è quasi la popolazione cinese. Sono numeri che dovrebbero far pensare. Significa quindi che in questo social network globale connesso, in questo paese ci sono 1.32 miliardi che rovesciano contenuti, vita all'interno di questo network sociale. Dentro YouTube siamo oltre 1 miliardo di utenti attivi, video. Quindi da un lato una mappa di relazioni, dall'altro una struttura collegata di video accessibile a chiunque. Twitter, 271 milioni di utenti attivi. Abbiamo preso questi tre social network per identificare praticamente tre animali di specie completamente diverse. Twitter è più simile, perdonatemi la banalizzazione, a un SMS. Facebook è quasi un documentario della nostra vita. YouTube invece è come se fosse la prima, con una funzione mediaticamente dal punto di vista strutturale televisivo. In Italia su Facebook siamo su 26 milioni di utenti attivi. YouTube ha 24 milioni di utenti, Twitter 4.7 milioni. Capite che anche nella realtà italiana stiamo parlando di una pervasività completa. Una pervasività completa. Quindi stiamo mettendo mano su una questione che a livello epidermico abbiamo compreso tutti quanto è importante, ma chi ha i numeri sotto e chi ci lavora tutti i giorni si rende conto che è una realtà che non lascia tracce come il traffico, ma è molto più. Esiste dentro ogni smartphone, dentro ogni computer, ormai in qualsiasi cellulare, qualsiasi mobile è un computer. Quindi chiunque può prendere informazioni su chiunque altro in modalità gratuita, da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. Questo fa capire quindi che siamo di fronte a un mondo che è radicalmente cambiato. Se 20 anni fa avessimo voluto avere un'immagine di quello che è oggi in metropolitana, nelle strade, in cui tutti degli smartphone continuano a cercare e vedere informazioni, avremmo pensato ad essere pazzi. Questa è la verità. Nella metropolitana di Milano, ad esempio, un esperimento sociale che faccio sempre è contare quante persone vedo chine sullo smartphone durante il viaggio. Percentuali imbarazzanti. Ma internet non è solo social network, questo è un preconcetto. Abbiamo considerato una parte, in realtà è anche tutto il resto, blog, forum, informazioni, internet, quotidiani, la stampa ovviamente si sta digitalizzando nel senso del termine, internet è un transmedia, quando si sente parlare della dicotomia tra internet e i vecchi media è qualcosa che non ha senso, perché in realtà internet è un mezzo, non è un'alternativa, quindi tutti i media, la radio, converge da anni su internet. Non c'è vero dissidio, tutto sta convergendo dentro questo transmedia. Vi sono il 42% di uomini e il 38% di donne nei 2 anni in su, per un totale di 21.7 milioni di utenti attivi in un giorno medio. Parliamo di un dato assolutamente rilevante.
il 68.3% dei ragazzi in età 16-17 anni residenti in Italia ha usato Internet. Guardate come verso la fascia 14-17 anni questa pervasività è completa, 90.4%. Quindi, dato che noi mentalmente dobbiamo essere sempre rivolti al presente e al futuro, non stiamo parlando di 21 milioni di utenti, noi stiamo parlando di divenire di tutta la popolazione italiana. È una questione generazionale e demografica. Oggi noi ci stiamo occupando soprattutto delle fasce più deboli. 90.4% di ragazzi tra i 14 e i 17 anni, sì, ma hanno una consapevolezza di che cosa stanno facendo, e questa è la domanda chiave. Come stanno approcciandosi a questo transmedia? Per guidare l'auto è pacifico che serve una patente, ma per guidare questo oggetto qua, chi la rilascia? In un incidente in questi mezzi qua, noi lo sappiamo per esperienza, può essere molto più invalidante. Incidente stradale, con tutto il rispetto, ci sono delle vite che sono state spezzate, perché ricordate che internet non dimentica. Una volta che un contenuto viene messo in internet, si perde la paternità del contenuto, può essere copiato, incollato, diffuso in un qualsiasi luogo. È come se internet fosse un replicatore automatico. Nel momento in cui noi lasciamo cadere il contenuto, questo viene replicato e diffuso in modo virale, in funzione ovviamente dell'interesse del contenuto stesso. Vuol dire che ne perdiamo il controllo del bene e del male. Il 64% degli adolescenti teme che le proprie informazioni vengano usate per scopi diversi a quelli dichiarati. Hanno ragione a temere. Pensate quanto è facile oggi costruire una identità finta. Con tutte le foto che esistono in internet su chiunque di noi, riusciamo a trovare indirizzi, riusciamo a trovare luoghi di lavoro, carriera e così via. Costruire un profilo credibile è facilissimo. Mettendo assieme le informazioni si può andare molto oltre. Il 15% dei teenager appunto è vittima di un furto di identità online. Questa cosa, tra parentesi, noi la stiamo raccontando focalizzata ovviamente nei teenager, ma non pensate che non accada anche nei settori più maturi, che non accada nella dirigenza, che non accada anche ai vertici della politica. Pensate quanto è facile, quanto è stato facile ad esempio per un soggetto X prendere delle foto di Monti, creare un account Twitter e dichiarare quello che voleva, prima che la stampa e tutto il mondo si accorgesse che non fosse il vero Monti a fare quelle dichiarazioni. Ci sarebbero ore e ore di casi molto interessanti da fare, ma pensate a che cosa significa adesso riuscire a costruire un'informazione a nome di chiunque altro non verificabile. Si apre uno scenario assolutamente potente. Il 30% si è pentito di quello che ha postato online. Mi permetto di aggiungere, troppo tardi. Il pentimento molto spesso richiede un ragionamento successivo. Quindi le tematiche del rischio sono furto di identità, uso incontrollato dei dati personali dei nostri figli, dati di navigazione e così via, cyberbullismo, sexting, praticamente invio di messaggi e foto sessualmente espliciti, principalmente via smartphone. Ricordate che tutti questi oggetti sono in rete, e una volta che questi oggetti sono in rete, perseguitano per tutta la vita il soggetto. Non lo dico con esagerazione. Commenti, immagini, video offensivi alla reputazione e alla dignità dell'immagine, adescamento e violenze sessuali online. Purtroppo questi canali, che sono una grande conquista per l'umanità e una grande evoluzione, come ogni strumento hanno degli effetti collaterali, dei side effect. Fondamentalmente possono essere luogo, come lo erano prima le chat, i forum, quindi stiamo semplicemente assistendo ad un'evoluzione del fenomeno, non stiamo assistendo ad una discontinuità. Però durante questa evoluzione sta aumentando l'intensità del fenomeno stesso, diventando pervasivo. E vi sono anche la visione di siti pornografici e pedopornografici. Ne sono centinaia di migliaia ed è estremamente difficile contornarli. Tutti voi avete sentito parlare del diritto all'oblio. Il diritto all'oblio è stato il primo tentativo europeo di cercare di circoscrivere un problema relativo alla, diciamo, alla forma perenne del dato. La faccio pratica, tutto è nato da un soggetto spagnolo che
avendo avuto un fallimento 10 anni prima, dice: possibile che io tutta la mia vita non riesco più a creare nulla di nuovo, perché chiunque legge di questo mio fallimento di 10 anni fa mi ritiene non credibile e quindi non affidabile per qualsiasi iniziativa? Si chiama Costeia, questo giudice. Ha avuto ragione di fronte alla Corte Europea e da quello è nato il diritto all'oblio. Il diritto all'oblio, nella pratica, ha avuto 931.000 richieste. Quindi stiamo parlando di 931.000 link per cui è stata fatta espressa richiesta di rimozione. Stiamo parlando quindi di problemi estremamente seri. Il numero di richieste ricevute è 256.000. Come sta andando avanti la storia? La storia è che il 72,4% viene rifiutato. Quindi capite che questo diritto all'oblio non sta più funzionando. Non sta molto funzionando. In realtà sta funzionando principalmente per dentro l'area che viene accettata c'è molta violazione della privacy, foto e così via, ma il vero diritto all'oblio è molto trascurato. Ovviamente è Google che decide in questa attuale formulazione del diritto all'oblio se accettare o meno, perché qui potremo discutere a lungo della questione. Noi usciremo con un libro sul tema intorno a ottobre, perché qui c'è molto di più in gioco che il semplice diritto all'oblio. Qui c'è proprio un rapporto tra l'identità digitale, la libertà d'espressione e il diritto di cronaca. I grandi due contendenti in questo gioco sono il diritto di cronaca e il diritto alla privacy. Cos'è più giusto che si sappia? Che Costeia ha avuto un problema o che lui mantenga la sua privacy? Non è così facile dare una soluzione a questo problema, è molto delicato. Noi come reputation manager siamo al servizio, in questo caso, dell'istituzione e abbiamo un'esperienza consolidata con oltre 1500 casi di segnalazioni ricevute e oltre 500 progetti attivi sul tema. Di conseguenza quindi cerchiamo di mettere assieme, ringraziando Agicom e i Corecom, mettiamo assieme l'esperienza delle istituzioni e l'esperienza del settore privato, e questo è un caso importante che auspichiamo si replichi il più possibile. Esempi di casi reali trattati li abbiamo già anticipati, discussi: diffusione in rete di video che ritraggono ragazzine minorenne durante rapporti sessuali. L'intervento richiede censimento e monitoraggio attento, richiesta e ottenimento della rimozione dei canali online. Diffusione in rete di dati personali relativi a soggetti minorenni, in realtà ce ne potrebbero essere 50 di casi. L'eterogeneità è un altro fattore che colpisce e le soluzioni sono ogni volta particolari. Siamo quindi qui a presentare assieme la modalità di funzionamento dello sportello Web Reputation. Si tratta quindi di un sistema organizzativo, metodologico e tecnologico che tende anzitutto a dare una prima soluzione ad un problema che per ora non ne ha. L'obiettivo quindi è quello di permettere e mettere a disposizione dei cittadini un servizio che aiuti a difendere la propria identità digitale. Noi che siamo con le dita dentro questo problema tutti i giorni, il primo problema anche è fargli avere consapevolezza del problema, fare avere consapevolezza di che cosa c'è davvero su di loro in rete, perché non è affatto scontato, non è affatto scontato. I soggetti coinvolti, come abbiamo già detto e che ringraziamo, l'iniziativa è proposta dal Corecom Abruzzo, Lazio e Marche, e il patrocinio gratuito, come dicevamo in tempi di spending review, dell'Agico. I destinatari: dal 15 luglio al 31 ottobre 2015 ci sarà uno sportello online di segnalazione dei contenuti lesivi presenti in rete per tutti i cittadini di Abruzzo, Lazio e Marche tramite i portali istituzionali dei Corpi. Rapidamente, per non abusare del vostro tempo, scusate, ma la tematica necessitava di un minimo di cappello introduttivo, perché viceversa poteva suonare un po' astratta, perché la domanda che ognuno di noi probabilmente ha in testa è: c'è davvero bisogno di una cosa del genere? Sì. Per gli addetti al settore sì,
volevo fosse un po' chiara anche per chi non è tutti i giorni dentro questa materia. È una cosa che tocca a tutti noi, soprattutto le fasce più deboli. Che cosa quindi dobbiamo andare a guardare? Video, immagini, foto personali, scritti personali, dati personali. Qui la privacy è un grande sottofondo a questo tema. Articoli, commenti, immagini, video offensivi della reputazione, video discriminatori e così via. Benissimo. Di conseguenza quindi andrei oltre. Questo è l'applicativo che sostanzialmente si suddivide in step fondamentali. Anzitutto l'utente deve iscriversi per dare dei suoi dati, autorizzare sia il Corecom che noi a gestire il trattamento del dato. Successivamente vi è una profilazione in cui il soggetto stesso deve inserire i dati minimi che ci consentano di aiutarlo. E infine c'è l'analisi dell'identità digitale. Entrando maggiormente nel dettaglio, questo è il processo. Il cittadino di conseguenza accede allo sportello Web Reputation, l'operatore Corecom riceve da una sua interfaccia la segnalazione, abilita l'istituzione privata, Reputation Manager, a lavorare il contenuto, a fare dell'analisi, a mettere al suo servizio l'esperienza, il risultato torna poi in un'altra interfaccia all'operatore Corecom che poi avvisa il cittadino. Di qui poi si aprono anche scenari di collaborazione short verso polizia e verso altre possibili soluzioni. Ovviamente c'è uno streaming anche di reportistica avanzata sull'andamento di tutte le richieste e così via. Nella pratica quindi vi sarà l'accesso all'interno del portale, di cui si accederà in modo estremamente semplice, ovviamente dovendo difendere le fasce più deboli della popolazione. Deve essere molto semplice l'applicativo. Questo è nella pratica come sarà fatto lo stesso. Andrei velocemente oltre. In ogni caso è importante la segnalazione della residenza stessa. La cosa interessante da dire è che questo oggetto va oltre per tutelare il cittadino, ma non solo si fermerà alla segnalazione che viene data dall'utente stesso, ma guarderà su Google, guarderà sui video, guarderà sulle immagini per dire all'utente: guarda, hai guardato qua, sei davvero sicuro che non ci sia un qualcosa che non sia pericoloso per la tua vita, per la tua privacy, per la tua identità? Di conseguenza l'oggetto andrà a scandagliare per lui, mettendo con intelligenza artificiale la sua esperienza al servizio delle persone che sono meno in grado di farlo, andrà a guardare i suggerimenti di Google, andrà a guardare i risultati dello stesso, video e così via. Queste sono, direi, sostanzialmente le cose più importanti da dire. Vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio ancora una volta le istituzioni per questa opportunità di fare qualcosa di utile. Grazie a lei.